colleghi, in questi mesi, lunghi mesi, in cui sono stato privato della libertà personale, ho riflettuto, ho avuto modo di riflettere a lungo se dell'opportunità di un mio intervento in questo consesso il giorno che sarei rientrato. Ho scelto di farlo perché credo che la mia vicenda personale è una vicenda anche politica, oltre che giudiziaria, e che c'è bisogno, credo, in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, fare qualche approfondimento su queste cose. Richiamare, cioè, l'attenzione delle forze politiche o dei gruppi politici a ragionare meglio, bene, dico io, è meglio, della sovrapposizione che ormai si è creata tra la politica e la giustizia. Sovrapposizione che probabilmente appartiene più al campo in cui io per circa 40 anni ho militato, piuttosto che all'altro campo. Ma questo è, e lo dico con dispiacere, con rammarico, con delusione anche, perché quando ti accorgi che per i democratici, i socialisti, i cattolici e anche i liberali che stanno dentro al mio ex partito, il loro tratto identitario dovrebbe essere il garantismo, invece ti accorgi che è diventata una merce rara dentro la mia ex formazione politica. E questo ho la necessità di dirlo, perché è vero che stare chiusi a Secondigliano, come mi è capitato, si perde la libertà, ma non si perde né la lucidità né l'intelligenza di leggere e di approfondire quello che ti è capitato, come ti è capitato e perché devi pagare tanto. Io ho letto, facendo anche una ricerca in questi giorni, un po' di tutto, sia dichiarazioni di avvocati importanti di Napoli, del Foro di Napoli, sia di vecchi, di ex PM, e sia mi sono preoccupato di approfondire anche un po' il pensiero di Leonardo Sciascia, il quale avvertiva la necessità di stare attenti, soprattutto ai pesci piccoli della criminalità organizzata, della mafia, della camorra, della 'ndrangheta, perché sono quelli che possono fare più danni, perché nella loro testa c'è la necessità di accreditarsi presso il magistrato, di dichiarare quello che non si sa perché si è sentito dire, e di danneggiare fortemente personalità, uomini, padri di famiglia, portando un danno gravissimo alla propria esistenza e alla propria vita. Io vi devo dichiarare, cari colleghi, non piace molto a me la parola onorevole, per cui preferisco dire cari colleghi, che io me ne sono fatta anche una ragione. Io ho cercato tra quelle mura di trovarmi, come dire, un altro lavoro, se così lo posso chiamare, un'altra attività. Perché voi dovete sapere, dovete conoscere lo stato delle carceri della nostra regione e di Napoli in particolare. Ce ne sono tanti di incarcerati non malavitosi, che fanno gli imprenditori, i professionisti, un altro lavoro, e che non resistono lì dentro come ho preso io questa brutta esperienza, e che hanno bisogno di essere aiutati dal punto di vista psicologico. L'ultimo imprenditore che è stato con me nella mia cella è arrivato da me 10 giorni prima che io uscissi e prendeva 3 grammi di Tavor, che per chi è medico credo che sono tanti. Io l'ho lasciato a 0,5, perché
veramente impossibile immaginare il periodo che stiamo vivendo in questa nostra nazione in generale. Per quanto riguarda invece qualche osservazione che ho trovato anche da XPM, che ho davanti, insomma, ho raccolto un poco, anche qui c'è un SOS, se così lo vogliamo chiamare, per dire attenzione, attenzione, i cosiddetti pentiti o collaboratori di giustizia non sempre, non sempre sono credibili. E c'è bisogno di un grande responsabile volontà da parte della magistratura inquirente di trovare riscontri e di essere prudenti. E c'è addirittura un avvocato importante di Napoli, elettore del PD, che dichiara di non votarlo più. Ha dichiarato nel settembre del 2011 con un'intervista che non voto più quel partito perché si è appiattito sulla magistratura senza dare alcuna voce agli avvocati, cioè a chi difende, ritenendo che la politica ormai è questa, dobbiamo stare attenti. Forse io su questo ho riflettuto, anche su questo punto, io capisco tutto, capisco la preoccupazione della politica, perché nel momento in cui c'è un potere squilibrato a favore della magistratura inquirente e da tutti, è normale che ognuno che fa politica, parlamentare, consigliere regionale o sindaco soprattutto, incomincia a preoccuparsi prima di fare ogni iniziativa, ogni atto, e stando attento a essere il più trasparente possibile. Questo non ti ripara dalla possibilità di avere un domani un avviso di garanzia o peggio ancora. Mi disse due domeniche fa un importante imprenditore della Campania. Dice Enrico, ormai voi della politica e noi dell'imprenditoria siamo come dei fuscelli al vento. Queste parole, precise parole, preoccupato perché tu fai le iniziative, decidi di andare avanti, mandi pure l'elenco a dire questo è l'elenco delle ditte che devono lavorare. Posso farlo. Lo fai perché si può fare e poi ti trovi in difficoltà. Ma io, vedete, vorrei parlare un po' della solidarietà tra di noi, che io, sentimento del quale ho sentito una forte assenza. E ritengo che il sindaco di Spadanese, Giorgio Magliocca, con il quale tra l'altro ho fatto una cosa a Teleluna per stasera, che va in onda stasera, sia stato in questa brutta esperienza, bruttissima esperienza, assai più fortunato di me, perché ha avuto fin dal primo giorno la solidarietà del suo campo politico, fermo restando che noi ci dobbiamo difendere nel processo. Nessuno chiede a nessuno di essere solidari a prescindere, ma la solidarietà umana, la vicinanza di quelli che con te per lunghi decenni hanno collaborato, lavorato fianco a fianco, diventa in quelle occasioni, come quelle nell'occasione che io ho vissuto, a volte anche essenziale. Ricevere un telegramma, avere una telefonata, sapere che c'è qualcuno che si preoccupa di quello che ti sta capitando, sempre facendo le dichiarazioni di rito. Io, nel rispettare la magistratura che indaghi e controlli se questo è colpevole o no, intanto gli do la mia solidarietà. Vedete, io questo lo dico, non lo dico con cattiveria, ma lo devo dire. Io a chiunque dovesse capitare dentro la nostra aula o fuori la nostra aula, sicuramente sarò il primo ad esprimere grande solidarietà e vicinanza umana, perché lo ritengo un dovere della persona, al di là dell'appartenenza politica al centrodestra e al centrosinistra. E vedete, io ho dovuto anche soffrire molto, perché comprendo tutto, l'ho detto, la preoccupazione, la paura che si ha nella magistratura, l'ho detto i primi giorni in un'intervista che ho fatto a Repubblica. La politica ha paura della magistratura perché non ha la capacità
non ha la capacità di avere una proposta e per stabilire l'equilibrio tra i poteri dello Stato. C'è qualcosa che non funziona e non funziona da tempo. Eppure avendolo, pur comprendendo questa mancanza, diciamo, questa assenza, questo timore, se così lo possiamo chiamare, da parte della politica nell'esprimere vicinanza e solidarietà, quello che non ho potuto subire né sopportare e non potrò mai sopportarlo, e che gli esponenti maggiori del mio vecchio partito, istituzionali e politici, hanno dovuto mentire per dire che io ero stato già cacciato o stato espulso dal partito. Io con me ovviamente ho i documenti. Io mi sono autosospeso dal Partito Democratico il 14 luglio del 2010. E l'ho fatto. Ho fatto quella scelta concordandolo con il segretario del Partito Regionale e con il segretario del Partito di Caserta. Leggere poi la dichiarazione del 15 novembre del 2011, la data del mio arresto, è stata una ferita che non so in quanto tempo si potrà rimarginare. Anche se non sono abbastanza disinteressato, perché per il momento sicuramente io non farò parte del Partito Democratico, sicuramente. Ma mi sono molto sono rimasto molto deluso e rammaricato. Invece dal capo del gruppo del mio vecchio partito, perché mi sarei aspettato proprio da lui, che ha avuto vicissitudini giudiziarie, proprio da lui che è incappato da consigliere comunale di Napoli in una vicissitudine in cui il PM gli deve l'arresto, il GIP non gliel'ha concesso. Poi c'è stata la prescrizione, come si dice. E allora nella mia testa dice: uno che ha sofferto è pronto a darti la piena e più grande solidarietà degli altri. Non è stato così. E io non posso sottacere questa cosa quando leggo che io ero stato cacciato dal gruppo e dal partito e non era così. E tra l'altro capisco anche che generalmente, siccome siamo adagiati sulla magistratura, dal punto di vista politico si può fare quello che si vuole, si può dire quello che si vuole, ma certamente io non appartenevo quando sono stato incarcerato al gruppo del Partito Democratico. E sapete perché, tra l'altro, è diventata una merce rara la solidarietà? E questo lo dico a tutti voi, a tutti i consiglieri regionali, senza esclusione. Premesso, il mio addetto stampa mi ha detto: questa cosa tu non la dire. Io invece mi sento di dirla, perché al Consiglio regionale la devo dire. Voi nel mese di agosto siete stati impegnati sulla legge Campania Zero. Sapete qual è stato l'atteggiamento dell'Assemblea? Quella di ridurre ulteriormente le indennità ai consiglieri regionali che in disgrazia, in sofferenza, avevano dei problemi gravi. E lo dico, sapete perché lo dico? Perché se non avessi, come dire, avuto l'opportunità di fare qualche verifica, non l'avrei neanche detto stamattina. E invece io porto alla vostra attenzione la legge della Regione Puglia, guidata da Vendola, uno dei candidati del Partito Democratico. Quindi non è sospettabile di essere una persona che, come dire, che vuole aiutare quelli che stanno in carcere o agli arresti domiciliari, eccetera. Sapete che dice la legge della Regione Puglia? Dice che in caso di impedimento, custodia cautelare, eccetera, l'indennità è ridotta del 50% dell'indennità di mandato, del 70% della diaria. Addirittura questo gli dà anche la diaria. Questa è la regione Puglia. E questo per dire, a volte si rischia di diventare anche, me lo consentite, un po' crudeli, nel senso che uno si dimentica che in questo consesso c'era seduto un proprio, come dire, un collega, un padre di famiglia, una persona di tanti anni. Eppure mi ricordavo, insomma, che qualche altro collega è capitato in questa situazione come la mia, ma non ha avuto lo stesso trattamento, non si è preoccupati. Questa preoccupazione mi è stata sospetta, perché ho capito che forse
capitando in un periodo in cui lo sguardo di molti consiglieri regionali è rivolto verso Roma, allora bisogna essere più giustizialisti della giustizia, bisogna essere, come si dice, più realisti del re. E quindi io queste cose le ho voluto dire stamattina perché è necessario che si dicano delle cose. E poi l'altra cosa che mi tocca dire ancora, perché resto in Consiglio regionale? Guardate, io in questa esperienza ho avuto l'occasione di incontrare due persone, due professionisti splendidi, eccezionali, fraterni, che con me hanno avuto più che un rapporto cliente-avvocato, è stato proprio un rapporto fraterno. E insieme abbiamo lavorato, diciamo, a fare in modo che venisse smontata ogni illazione, perché credo che tutti voi sapete a conoscenza del fatto che la mia ordinanza è stata annullata da ben due Cassazioni. E quindi abbiamo lavorato indefessamente per dimostrare l'estraneità mia personale rispetto all'indagine così come era stata costruita, perché io sono stato ascoltato, intercettato, pedinato, non c'è niente. Non avete letto mai sui giornali che da questa intercettazione, da questo impedimento ci fosse chissà quale incontro, quale questione, quale telefonata. E quindi, però, essendo un vecchio comunista, il giorno dopo del mio arresto io ho chiesto a uno dei miei due avvocati: io sono pronto a dimettermi da consigliere regionale. La risposta che ho avuto è che sono un garantista. Se decidi di dimetterti, io smetto anche di essere il tuo avvocato. Mi permetto di dirlo perché da parte mia c'è stata, come dire, in quei giorni il rigetto, diciamo, la volontà. Poi il tempo e le sentenze della Cassazione mi hanno convinto che è utile ritornare in Consiglio regionale, senza fare una scelta politica, ricercandomi e ritagliandomi un ruolo istituzionale in questa mia funzione e rispondendomi anche ad un articolo che è uscito alcuni giorni fa sul Mattino, dal quale si percepiva che quasi quasi era una spinta a cacciarmi da questa istituzione, come se chi deve stare in questa istituzione è una decisione che spettasse alla magistratura inquirente e non alla Costituzione italiana. Cioè la Costituzione garantisce che fino ai tre gradi di giudizio siamo innocenti e invece c'è questo lavoro per spingerti fuori, per dire tu non sei degno, e invece io credo che il mio diritto dovere di restare qui per affrontare alcune delle questioni che mi voglio dare in questo scorcio di legislatura e per un rispetto che credo di dovere verso gli 11.500 elotti elettori che in provincia di Caserta mi hanno dato il loro voto e che, avendo letto solo le notizie dei primi giorni del mio arresto, probabilmente si sono fatte alcuni di loro una brutta opinione di me. E io ho il dovere, oltre che il diritto, di fare in modo che nei prossimi mesi possa recuperare quella fiducia che mi è stata concessa nel 28 e 29 marzo del 2010. E questa è una delle questioni più importanti che mi tiene, ripeto, perché io credo e dobbiamo credere tutti che bisogna rispettare tutti la Costituzione italiana, se no veramente qui diventiamo una giungla, insomma, in questa nostra. È evidente però, è del tutto evidente, che il mio principale, anzi secondario, dopo la mia famiglia, nuovo compagno di viaggio è il processo, che so che durerà alcuni anni, primo grado, secondo grado, Cassazione, e io, come dire, con tutta la fiducia che continuo ed ho fermamente nella giustizia italiana, perché finalmente siamo nella sede naturale
dove ci confrontiamo difesa e accusa, dove noi portiamo le nostre ragioni e cerchiamo in ogni modo di farle valere, perché io sono certo dell'estraneità alle contestazioni che mi vengono fatte, e quindi riusciremo a dimostrare questo. Però, tuttavia, sono cosciente del fatto che questo, come dire, durerà degli anni, perché dobbiamo perseguire quasi sicuramente l'intera strada del processo. E una cosa invece, e concludo veramente, perché credo che ho abusato molto della vostra pazienza, una cosa di cui mi vorrò occupare, e chiederò ad alcuni colleghi se con me vorranno fare, come dire, un lavoro. Cioè, questa esperienza che cosa mi ha insegnato? Mi ha insegnato che c'è bisogno di interessarsi anche di quei luoghi. E io voglio lavorare su questo e chiederò, ripeto, a qualche collega, chi è interessato ad interessarsi insieme alla signora Tocco, alla dottore Tocco, che, perché non è tanto, mentre per progeriare è un problema soprattutto di sovraffollamento, a Sacodigliano non è un problema di sovraffollamento, è un problema di come riusciamo a far inserire i tanti giovani che stanno nelle carceri, quando escono da lì, a non continuare a fare i piccoli spacciatori, perché la grandissima maggioranza, la grandissima significa dal 70 all'80% dei detenuti fanno spaccio di droga, e la maggioranza di questi stanno nelle zone napoletane, vesuviane, a Fragola, Casoria, Melito, ma soprattutto nelle zone, e sono giovani, sono ragazzi. E se noi riusciamo a stabilire, insieme anche alle associazioni artigianali, come Confcommercio, Confapi, tutte quelle che vogliamo, riusciamo a organizzare come Regione Campania, visto che anche oggi è finito lo sciopero organizzato dal Partito Radicale per le carceri, tutti i giornali parlano delle carceri di stamattina, e se in Campania, perché un altro componente del Consiglio regionale ha vissuto questa esperienza, può essere l'occasione per prendere atto che è necessario fare ogni iniziativa per l'inserimento nella società dei ragazzi che stanno scontando e espiando la pena, io credo che faremo una cosa utile. Se dovessi rimanere solo in questa attività, io vi garantisco che farò di tutto e continuerò a svolgere la mia funzione del Consiglio regionale nel rispetto delle leggi, della Costituzione, ma soprattutto sento l'impegno e l'obbligo morale di fare qualcosa per quello che non va negli istituti di pena di Napoli, della Regione Campania. Grazie. Grazie.